sappiano che l'edificio risponde alle norme di protezione antincendio. Gli edifici scolastici a Carrara sono 40. Di questi edifici scolastici, di competenza comunale chiaramente, quindi escludendo la circa 10 che sono i licei, quindi a vario titolo sono una decina, ora l'elenco preciso non ce l'ho perché poi c'è qualche scuola che ha più sedi, quindi tipo il commerciale o il linguistico, ecco, sono circa una decina quelli provinciali, quelli del comune sono 40. A oggi gli incarichi affidati per la progettazione antincendio sono solo 20. Quindi non c'è stata nemmeno l'affidamento degli incarichi per arrivare al rilascio del certificato di protezione incendi. Il famoso certificato di protezione incendi a oggi è disponibile per sole 5 scuole su 40. Quindi questa è la situazione a oggi. E questa è una situazione che ovviamente non combacia con le tante dichiarazioni in quest'anno sugli investimenti in sicurezza che si sono sempre sbandierati, perché si sono sempre fatti dei lavori a spot senza un progetto organico. Spesso si sono fatti dei lavori senza un progetto antincendio, quindi spesso si sono messi gli estintori oppure si è stato rifatto un impianto antincendio, ma senza avere l'approvazione dei vigili del fuoco, senza avere tutte le necessarie certificazioni. Questo cosa comporta? Che spesso i soldi spesi per degli interventi dopo ne devono essere spesi altri per rimetterci mano, e questo in generale comporta sempre un aumento di spesa, anche quando gli interventi ci sono, perché a volte vengono magari cambiate le porte tagliafuoco, però mancano i certificati e quindi si fa una specie di arlecchino con dei pezzi di epoche diverse e l'edificio non ha il certificato di prevenzione antincendi. Sì, ho cambiato le porte, però quando ci troveremo a presentare il progetto antincendio sicuramente i vigili del fuoco avranno da eccepire. Vedi, tanto per fare un esempio noto a tutti, le poltroncine del Politeama, che degli animosi, che sulla carta sì sono ignifughe, però poi se uno non ha i certificati per dimostrarlo, i vigili del fuoco correttamente ti dicono sì, ma dov'è il certificato, dov'è la documentazione? Per rilasciare il certificato di prevenzione incendi è necessario produrre tutta la documentazione, che in questi anni spesso non è stata raccolta nel modo previsto dalla legge per ottenere il certificato di prevenzione incendi. Da questo punto di vista quindi è necessario un grande sforzo da parte dell'amministrazione, e questa amministrazione lo fa impegnandosi a affidare tutti gli incarichi mancanti entro la fine dell'anno, che è la cosa diciamo più veloce possibile, perché è chiaro che dopo il progetto è necessario farsi approvare il progetto, poi è necessario verificare quali siano gli interventi da fare e poi gli interventi vanno fatti. Quindi avere gli affidamenti non significa avere già il certificato, però è il primo passo necessario. Quello che possiamo fare ad oggi è questo tipo di affidamento, farlo per tutti. Chiaramente questo ha già rappresenta un impegno economico importante per il comune, ma siccome la scadenza è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017, perché in origine era il 31 dicembre 2015, poi è stata prorogata al 2016, poi è stata di nuovo prorogata al 2017, quindi c'è sempre stata un'inerzia volta a sperare nella prossima proroga, cioè io ne faccio due o tre all'anno, tanto poi prorogano. Ecco, questo onestamente non ci trova d'accordo, le scuole devono essere in sicurezza, quindi a noi non interessa se poi ci sarà una proroga. Comunque entro la fine dell'anno affideremo tutti i lavori relativi alla progettazione di incendi. Passando poi alla situazione di verifica sismica degli edifici, la situazione è molto più grave. La situazione denota una irresponsabilità totale di chi ci ha preceduto. Perché? Prima di tutto perché i problemi sismici sono stati, si sono presentati molto prima di quelli antincendio, cioè dopo il famoso crollo della scuola di San Giuliano di Puglia avvenuto nel 2002-2003, è entrata in vigore una legge del 2003 che entro il 2013 bisognava aver fatto obbligatoriamente le verifiche di vulnerabilità sismica di tutti gli edifici strategici del comune. Edifici strategici sono le scuole, gli ospedali, la protezione civile, il comune stesso, i pompieri. Al 2013, a fine 2013, il numero di edifici pubblici che hanno avuto queste analisi, quindi non parliamo di lavori, parliamo solo di studi,
verifiche era 0, cioè 0, 0, 0. Questa è una cosa che denota, cioè una vergognosa, quasi, diciamo, è anche difficile non essere arrabbiati su questo tipo di argomenti, perché io non riesco a immaginarmi che non ci siano anche i loro figli in quelle scuole. È irresponsabile, solo pensare. Quindi, queste servono per arrivare alla, diciamo... No, non sono state fatte perché è un appalto del comune. Cioè, per ognuno di queste il comune deve fare un appalto a un professionista, un ingegnere. Da questo punto di vista, dal 2014 hanno cominciato ad essere fatti gli affidamenti degli incarichi per le prime verifiche strutturali. Sono incarichi a professionisti. Quindi gli incarichi a professionisti a oggi sono stati fatti a un ritmo di 4-5 all'anno, siamo arrivati a 19 affidamenti, non che sappiamo abbiamo i risultati, solo gli affidamenti, perché i risultati ce li abbiamo di un numero di scuole inferiore, circa una diecina più o meno. È chiaro che quando si va a vedere qual è la vulnerabilità, io mi devo presumere che i risultati possano non essere sempre buoni. Perché se i risultati non sono buoni, come ad esempio è stato a Fossone, nella scuola di Fossone, oppure alla Giromini, oppure anche alla Navaia Melconi a Marina di Carrara, quindi io dopo sono obbligato a fare gli interventi. È chiaro, gli interventi costano, le progettazioni costano, ma non si può subordinare a dei vincoli quelle che sono delle attività che devono essere di somma urgenza, cioè le verifiche strutturali delle scuole. Perché quando uno è obbligato a fare i lavori, vuol dire che la scuola non è verificata non per il terremoto, non è verificata staticamente, cioè che la scuola può crollare anche senza terremoto. Cioè, stiamo parlando di questo, non stiamo parlando di cose che si possono rimandare. Questi 10 risultati sono tutti negativi? No, sono molto complessi i risultati, quindi diciamo prima di essere... resi pubblici ci vuole, diciamo, un modo di organizzarli, perché piano piano vengono resi pubblici e soprattutto quando danno dei risultati molto negativi comunque il comune è obbligato a intervenire immediatamente, perché altrimenti la scuola deve essere chiusa. Quindi da questo punto di vista è molto visibile il risultato, cioè se non vedete, quindi non ci sono scuole, queste 10 non c'è nessuna che è stata chiusa, la Giromini e la scuola di Fossone e la Anna Maria Melconi e l'asilo della No, stiamo facendo gli interventi in somma urgenza, perché altrimenti non avrebbe potuto aprire. Quindi diciamo di una decina. Queste scuole qui circa... hanno avuto un certificato negativo al giorno? No, non è un certificato. Hanno continuato a tenere aperto? No, perché gli interventi sono, diciamo, i risultati arrivano, siccome ci vuole tempo a fare gli studi, man mano che arrivano i risultati poi vengono presi gli interventi. Infatti la Giromini è arrivato il risultato, è stata chiusa. La scuola di Fossone è arrivato il risultato, è stata chiusa. Perché dalla sera alla mattina, quando arrivano i risultati... anno fa, due anni fa. La Giromini non ha fatto. Sì, forse un blocco principalmente, non tutta la scuola. Però in generale era evidente che, visti i risultati, cioè uno deve prevedere anche cosa succede al resto dell'analisi. Non è pensabile dire sperare che vada tutto bene, come guidare di notte con i fari spenti, perché io so che la strada è dritta, prima o poi arriverò a casa. È incosciente. Perché noi dobbiamo presumere che nelle analisi che non abbiamo ancora ricevuto avremo anche delle brutte sorprese. Perché? Perché fino ad oggi le abbiamo avute. E gli edifici costruiti dopo gli anni 60 hanno tutti una qualità costruttiva differente rispetto a quelli che si costruiscono oggi. Quindi probabilmente anche la Giromini, che è una scuola storica, tutti non adeguati sismicamente, perché oggi, non c'erano gli stessi a oggi non parametri. Risultano perché non abbiamo i risultati. Però se io ho fatto 3 scuole e su 3 scuole magari 2 non vanno bene, se io devo farne 20 posso almeno presumere che qualcuna che non vada bene ci sarà. Quindi a oggi non abbiamo dei risultati, altrimenti vi ripresenteremo, perché quello che vorremmo fare è rendere le informazioni disponibili il prima possibile, chiaramente quando sono giuste, perché non si devono neanche creare degli allarmismi ingiustificati, perché a volte una scuola la devo chiudere perché magari ho una colonna che manca, come il caso della Maria Melconi. L'intervento era molto puntuale: in un muro mancava un pilastro al centro del muro. Se senza quel pilastro il progetto dava come risultato che la scuola non era verificata staticamente, cioè che
adesso stiamo facendo i pilastri, quindi entro, la scuola magari ritarderà l'apertura di 2 o 3 giorni, però sono stati fatti degli interventi in somma urgenza, quindi tutti gli uffici si stanno veramente si stanno impegnando moltissimo. Bassa Grande si chiama, sì, Materna Bassa Grande, sì, è un asilo. Infatti anche sull'asilo lì stiamo facendo gli interventi per garantire l'apertura, che magari si metterà di una settimana, però sono tutti interventi che sono in corso, perché ovviamente appena uno ha i risultati, se l'intervento da fare è puntuale. Quelli vecchi no, quelli nuovi sì, cioè lì c'è il problema dell'approvazione del bilancio, che più si ritarda il bilancio, più tardi si possono assegnare gli incarichi, più tardi arrivano i risultati, più tardi possono fare, cioè è purtroppo una catena perversa, che se non si approva il bilancio in tempo, tutta la catena non riesce a lavorare. Quindi in questo caso noi avremo una particolare attenzione verso gli aspetti di bilancio. È chiaro che noi dobbiamo fare, e abbiamo già fatto, degli stanziamenti aggiuntivi per arrivare a fare proprio i lavori, infatti non c'erano fondi per fare gli interventi insomma urgenza sull'asilo di Bassa Grande, ma questi interventi li troveremo, cioè penso che oggi abbiamo una giunta dove delibereremo uno spostamento di bilancio, perché i lavori sicuramente li faremo. Mi sembra che quell'intervento sia di 90.000 euro circa, forse 92. Quello di quale? Della Bassa Grande. Bassa Grande. Solo per una? Solo per una. Cioè, non stiamo parlando di interventi che costano poco, però stiamo parlando di interventi che non è possibile rimandare. Perché... Questo riguarda il sismico, poi c'è l'antincendio. No, l'antincendio è una cosa che, di cui abbiamo già parlato, che va a parte, noi affideremo gli incarichi, saranno fatti i lavori, però è una cosa che ha un'urgenza differente, nonostante che la normativa sia quando molto più urgente. Quando sono in l'antincendio, anche in quel caso lì, le scuole devono essere chiuse oppure no? Cioè, no, le scuole certo devono essere chiuse se non sono in regola. E quindi nessuna sarà in regola? Da quello in questo no, perché in realtà, diciamo, se uno ha avviato il procedimento, alla fine la scuola non viene chiusa. È chiaro che se uno non fa niente, semplicemente fino a ieri si teneva la testa sotto la sabbia e dice alla fine tutti fanno finta di niente e nessuno fa niente. È chiaro, sono stati fatti degli interventi, quindi praticamente non è che non sono stati fatti gli interventi, però gli interventi non sono stati fatti all'interno di un progetto approvato dai vigili del fuoco, quindi gli estintori ci sono in tutte le scuole, gli impianti ci sono in tutte le scuole, cioè chiariamo la dimensione del problema, che è grande per l'antincendio ma non è enorme, cioè poi ci sono degli interventi da fare ma non avremo centinaia e centinaia di migliaia di euro da spendere, perché comunque ne sono stati presi tanti. La parte più grave è la parte strutturale, perché sulla parte strutturale si è intenzionalmente deciso di chiudere gli occhi, le orecchie, per non sapere, perché se non so non sono obbligato a fare niente. Ma non c'è la legge superiore che potesse vedere? La legge prevedeva che entro il 2013 dovesse essere completate. Però come per gli animosi è scattata il sequestro e tutto quanto, per le scuole che hanno più pericoloso, per gli animosi c'è. Questo per l'antincendio, cioè ora parliamo dello strutturale. Perché per le scuole non sta? È molto semplice, perché arriva un avviso dei vigili del fuoco, quando arriva di una palestra o di un impianto sportivo, i vigili del fuoco scrivono al sindaco e mi dicono al sindaco chiudi quell'impianto, e il sindaco manda una lettera e chiude l'impianto. Quando arriva di una scuola, il sindaco, cioè, non è che si scrive a se stesso, se non chiude l'impianto la scuola rimane aperta. Ho capito, ma i vigili del fuoco finiscono il loro lavoro nell'istante in cui scrivono, poi se nessuno viene a fare il sopralluogo. Sì, ma perché alcune cose, cioè, gli animosi sono stati chiusi? Perché una scuola? Perché non è una la scuola. La frequenza di una scuola è molto. Gli animosi sono stati chiusi perché il vigile del fuoco è andato là, fatto il sopralluogo e ha messo il sigillo. In una scuola non l'ha fatto. Se domani il vigile del fuoco va in una scuola che non ha il CP, non chiude. È chiaro che i vigili del fuoco vengono, vogliono vedere un piano, perché queste cose chiariscono, non è che il comune di Carrara è l'unico irresponsabile. Tutti i comuni cioè hanno questi problemi, è chiaro che ci sono tanti comuni. Io ho figli alle scuole comunali, tutti credo. Com'è la situazione? A oggi gli impianti antincendio ci sono, del 1800. Vorrei chiarire questa cosa qua. I lavori sono stati fatti, cioè gli impianti funzionano perché sono collaudati, non è che non ci sono gli impianti antincendio. Vi prego di dare l'informazione giusta, anche perché il focus che vorrei dare è 10 sull'antincendio, 90 sullo strutturale, perché sull'antincendio, diciamo così, si sono fatti i lavori in modo leggero.
10%, cioè della gravità di questa conferenza stampa è sull'antincendio, ma è più un problema, se vogliamo, documentale, cioè sono danni che si rimediano. Cioè, lo strutturale, è mancanza di stiamo parlando di scuole che dalla sera alla mattina devono essere chiuse, buttate giù e ricostruite da capo, che si sa, cioè non si è voluto sapere, perché sono scuole degli anni 60, che quindi, ci sono delle scuole che se danno risultati di un certo tipo devono essere, non possono più essere usate, non possono essere riparate. È per questo che cerco di far capire qual è il problema, che se dal 2003 uno non fa le analisi, cioè è normale che uno si prova a farle tutte insieme. Noi ci impegniamo a fare tutte le analisi entro il 2018, che significa che in 2 anni faremo quello che non è stato fatto in 15. Però è una cosa che, perdonatemi se mi animo, come 2 anni in un anno? 2017-2018, quindi 12 mesi, no, se diciamo un anno, poi a giugno del 2018 le voglio, non è così. Avete un'idea dei costi solo per le analisi? Cioè, sì, in analisi mediamente ci vogliono circa 30.000 euro a scuola per le analisi, tanto diciamo ordine di grandezza, ecco. Quindi sono, abbiamo detto 40, 30 per... diciamo che mancano da affidare gli incarichi sono circa 25, ecco. Okay. Questo, quindi alla fine più o meno i soldi che andranno messi lì, mentre oggi a bilancio c'era circa 100.000 euro, 120.000 euro, cioè questo è... E li risparmierete immagino su 2 bilanci? Sì, cioè nel 2017 faremo quello che potremo, perché chiaramente non avremo modo, nel 2018 è ovvio che dovremo intervenire pesantemente sul bilancio. Avete un ordine di anche intervento? Anche perché questo, noi stiamo parlando solo della progettazione. Sì, sì, sì. No. Quindi una volta che vengono fuori i risultati... Poi sono i risultati si sapranno entro il 2018, poi se ci sono scuole da... No, mano a mano che arrivano, cioè tipo se la settimana prossima ci sono un certo numero di incarichi che sono già affidati, mano a mano che arrivano i risultati, noi siamo obbligati a intervenire e chiaramente ogni volta faremo una conferenza stampa e vi spiegheremo. Avete un ordine di priorità, cioè le scuole costruite negli anni 40, esatto. 50, 60? Man mano che arrivano i risultati. Diciamo no, ma l'ordine no, con cui avviamo, da questo punto di vista ci sono 2 fattori che teniamo in considerazione, che gli uffici già correttamente, diciamo l'iter che gli uffici prevedevano è già quello giusto, cioè sono stati presi in esame prima di tutto gli edifici costruiti in epoche più a rischio, cioè anni 60-70, cioè quelli in cui l'edilizia aveva meno controlli, eccetera. E poi per primi assolutamente quelli dove ci sono i bambini più piccoli, quindi gli asili nido e gli asili, perché? Perché sono quelli che hanno più problemi a evacuare in caso di sisma, quindi sono quelli dove ci deve essere maggiore attenzione da parte del comune. Quindi mano a mano si andrà avanti incrociando età ed età del fabbricato. Quindi l'ultima è la Carducci. La Carducci ha un vantaggio particolare, che gli edifici, ad esempio, è stato già fatto per la Saffi. Sì, anche quella della stessa epoca. E gli edifici di quell'epoca sono certamente più sicuri. Certo. Perché sono costruiti in epoca in cui non si risparmiava sui materiali e hanno dato dei risultati che sono buoni, non sono adeguati alle normative del 2017, ma danno risultati molto confortanti che consentono anche di non fare interventi. Ad esempio, sulla Saffi. Sulla Giromini, una nota della Giromini che a volte magari sfugge, perché uno dice, perché magari uno dice la Giromini di quell'epoca eppure è stata evacuata. È di un'epoca diversa. No, la Giromini, la palazzina storica è stata evacuata perché negli anni 60-70, non mi ricordo se esattamente, è stato fatto un intervento in un solaio ed è esattamente quello che durante il sisma ha messo in crisi la struttura, è per quello che è evacuata la scuola. E gli interventi che saranno fatti, perché a Giromini ora è stato approvato l'intervento, è stato messo a bilancio, è partito il mutuo e ora partiranno le gare, quindi... Quanto mutuo da? 1.6 milioni, 1.7 milioni. Era stato messo a bilancio, poi era diciamo scomparso dal bilancio e ora è stato rimesso a bilancio, cioè aveva avuto una vita un po' travagliata questo investimento. No, sono interventi importanti perché sono 3 corpi, la Giromini, c'è il corpo storico, un corpo di collegamento, quello dove si entra, e un corpo moderno. Il corpo di collegamento viene proprio abbattuto perché non è recuperabile, parliamo dei famosi
interventi in cui il problema non è circoscritto, manca un pilastro, manca una colonna, ma la qualità del materiale è così scarsa che non è recuperabile, io devo abbatterlo, quella parte viene abbattuta, mentre l'altro corpo è recuperabile per la parte degli interventi. Quell'altro è lo stesso posteriore, però a volte non è che tutte quelle anni 60 sono da buttare. Ma quando, quando partono i lavori dovete ancora fare la gara, immagino? Allora, il programma è già definito, cioè verrà fatta la gara. Tra gara, progettazione, approvazione di vigili del fuoco, beni architettonici, sovrintendenze, tutto ci vorrà sostanzialmente un anno per la parte, diciamo, documentale e un anno per i lavori. Quindi a settembre del 2019 si presume, possiamo, diciamo, ragionevolmente supporre che potranno rientrare in classe i ragazzi della Girolina. Due anni, quindi a settembre 2019, perché ci vorrà un anno per i progetti. Questo porta un altro argomento su cui vorrei, ci torneremo mille volte perché ogni volta che parlerò lo dirò, che è un problema di progettazione oltre che di programmazione. Il comune dovrebbe avere progetti per tutto quello che è nel comune, non necessariamente ha i fondi per farli, ma dovrebbe avere i progetti, così quando esce un bando io partecipo. Oggi il comune non ha un archivio progetti, quindi ogni volta dice ah, crolla una scuola, allora mi metto lì a progettare. Se avessimo già avuto un progetto di scuola nuova a Giromini, appena inagibile io appalto i lavori. Però non scusa, te come fai a fare il progetto prima se non sai quali sono le criticità? Oggi ci sono, è giusto supporre che la vita utile di un fabbricato in cemento armato costruito negli anni 60 sia 50 anni, perché quindi quella lo fai la vita al buio utile. Senza le analisi. Non al buio, io devo presumere che quel fabbricato dopo 50 anni lo abbatto e lo ricostruisco, perché non ha un valore storico. No, ho capito, però siccome nel caso della Anna Maria Menconi c'è una criticità specifica. Quello non è un processo, infatti lo facciamo in un mese, infatti lo facciamo in un mese quel lavoro Anna Maria Menconi e non ci sarà ritardo. Io parlo di progetti per costruire nuove scuole. No, c'è un aspetto che riguarda anche altri livelli istituzionali, proprio sulla grafica dell'edilizia scolastica, che magari dopo lo accenniamo velocemente. Quindi, questo diciamo a livello generale, poi c'è un caso particolare in cui dopo faccio parlare il sindaco, che non riguarda le scuole di proprietà del comune, anzi di una scuola di proprietà del comune, l'edificio, ma gestita dalla provincia, che è la Scuola del Marmo, il TACA Gentileschi, che non so se siete stati informati, ma la provincia ha mandato l'ordinanza di sgombero perché l'edificio è inagibile completamente da ieri l'altro, e simpaticamente ci è arrivata la comunicazione da parte della dirigente scolastica. Dai sindaco, perché sennò dopo di tutto. Una conferenzetta così stamani. Sì, in questo senso, in realtà una, diciamo, una comunicazione orale dal presidente della provincia l'aveva avuta, però poi ci saremmo aspettati diciamo, in qualche modo un avvio un pochino più formale della procedura, che ci è stata gentilmente recapitata dalla dirigente scolastica, anche perché con questo sistema la provincia ci ha letteralmente scaricato un problema di reperibilità di spazi, perché un conto è dire ho un problema, c'è da chiudere una scuola, mi dai una mano, cercate voi gli spazi oppure me ne devo occupare io. In realtà con questo sistema la provincia ha letteralmente scaricato su di noi l'onere di trovare una soluzione. La stiamo cercando, stiamo valutando varie ipotesi, però sinceramente gradiremmo un pochino più di collaborazione in questo senso dalla provincia. È facile chiudere una scuola e dire adesso cercatevi una soluzione di qualche tipo. E quindi noi ci siamo attivati perché partiamo dal presupposto che insomma i nostri alunni, i nostri figli non possiamo lasciarli privi di una scuola importante come quella del TAC, che poi il TAC Gentileschi, perché sono in realtà coinvolte due classi. Quanti ragazzi c'erano? Due classi del TAC e quattro classi del Gentileschi. E dovranno due classi o due sezioni del TAC? Sì. Due classi. Allora, cioè, il totale sono sei classi, più tutti in realtà sono tutti laboratori che ovviamente vengono, hanno un
grosse difficoltà. Ma se le superiori sono sotto, ovviamente anche qui solo la parte nuova dell'istituto TAC, mentre la parte vecchia è, continuerà a essere agibile e ospiterà, comunque continuerà a ospitare gli alunni, però con grandi disagi. Il problema è sempre strutturale, sempre solito, sono stati fatti carotaggi hanno dato risultati non positivi. La provincia, che tra l'altro sta cercando a nostro giudizio, ma non è proprio solo a nostro giudizio, perché lo dice l'ha detto in più occasioni il presidente della provincia, insomma, sta cercando di ridurre il più possibile il numero degli edifici. Con questo sistema propriamente non ci riesce, perché una parte dell'edificio rimane sempre disponibile, però i disagi per le difficoltà per gli alunni sono grossi. Ma la competenza non è della non dovrebbe essere la provincia a trovarlo, sì, visto che le scuole sono della provincia. E perché deve ricadere? Perché la provincia ha trovato più semplice chiudere, non avendo a quanto pare altre disponibilità sue, ha semplicemente lasciato la palla. Cioè, ripeto, non ha nemmeno scritto una lettera all'amministrazione comunale dicendo caro sindaco, ho questo problema, vedi, io non ho aule disponibili, trovati una soluzione. No, semplicemente una comunicazione al dirigente: dal 4 settembre la scuola chiude. 8 6 e 2 più 2 no, 4 2 sono invece restano nella parte vecchia. 2 possono restare nella parte vecchia se riusciamo a ricollocare, però dobbiamo ricollocare la raccolta dei gessi del fondo Lazzarini, che quindi bisognerà spostare, ovviamente lo faremo a spese della cittadinanza di Carrara, ma vedremo magari di trovare un accordo con la provincia, perché insomma costi per trasportare e poi collocare in sicurezza questi gessi, insomma, non stiamo parlando di 500 euro. Insomma, una soluzione per le 6 invece che devono uscire, ce l'avete già in mente? No, due classi si possono recuperare spostando la collezione dei gessi, e le altre 4 stiamo cercando una soluzione. Certo che insomma sono tutti problemi che le vecchie amministrazioni stanno scaricando su di noi. Ma viene chiusa perché la ristruttura, non viene chiusa, basta. No, il presidente della provincia a me non ha dato nessuna comunicazione. Io mi aspetto che facciano dei lavori di ristrutturazione anche abbastanza rapidi, perché non può pretendere la provincia di fare come ha fatto con il liceo scientifico. Insomma, penso che la città abbia pagato fin troppo le inefficienze delle precedenti amministrazioni provinciali. Se poi volete metterci anche dell'attuale, disponibile. Quindi di fatto adesso per queste 4 classi non si sa dove. Per il momento non abbiamo, stiamo cercando. Un giorno non abbiamo trovato la soluzione. La lettera ufficiale è stata mandata il 28 di agosto, a noi è arrivata dalla dirigente il 29. Già avevamo cominciato a subodorare che potesse esserci qualche problema, però ritrovarci così semplicemente la palla in mano senza nemmeno quella parte. Fino a pochi anni fa il liceo artistico aveva la sede distaccata sopra l'asilo Garibaldi, che era già all'epoca tutta imparcata, e ancora nella stessa situazione, ferma lì, nessuno ha fatto sempre niente. Con il rischio che sotto c'è l'asilo, però esatto. Ci hanno lasciato come ha detto bene l'assessore precedentemente. Ma quell'edificio lì è sotto la provincia o sotto l'edificio? No, gli edifici sono tutti di proprietà comunale, la gestione è affidata alla provincia. Ora quello lì, nel momento in cui è stato chiuso, sicuramente la provincia la palla la ripassa al comune senza tanti problemi, perché funzionalmente non c'è una scuola provinciale, e quindi anche perché prima era una sede di scuola media, quindi la proprietà del comune, quindi
problema che non avendo avuto un sistema organico di interventi sulle strutture scolastiche, noi oggi ci ritroviamo a dover fronteggiare delle emergenze, oserei dire anche delle urgenze, perché qui siamo alla vigilia del nuovo anno scolastico e gli studi sono ancora in fase di elaborazione. Ribadisco un'altra cosa, anche la provincia ha avuto tempo dal 2003 al 2013 per fare queste analisi. Cioè, e non ci fatte, no, Buffoni disse 2 anni fa tutte le scuole della provincia sono sicure. Prenderemo la dichiarazione, useremo. No, 3 giorni fa è uscito il presidente della provincia sul giornale dicendo investiamo in sicurezza, stiamo facendo le analisi, cioè come se fosse un merito, cioè questa cosa è... Ascoltiamo i ritardi che sono decennali. Sul discorso dell'asilo Garibaldi volevo capire una cosa, ci sono i bambini e i due piani? No, un piano solo, piano terra. Piano terra. L'incarico è stato affidato della sua sopra è inagibile, cioè un piano inagibile sopra è stato sì, l'infanzia di bimbi. Io lo segnalai quando c'era il mio bimbo, ora c'era 13. Chiudiamo che queste sono le domande alla fine. Partiamo, sì, la faccio un piccolo intervento per quanto mi riguarda sull'aspetto regionale e nazionale, che non è di mia competenza, ma con il portavoce nazionale, anche con Laura Bordice e la Sara Paglini, ce ne stiamo occupando. Che cosa emerge da questa prima conferenza sul tema? Per il Movimento 5 Stelle l'edilizia scolastica rappresenta una priorità per il nostro Paese, quindi per le regioni e per i comuni. Rappresenta una priorità dell'indirizzo programmatico nelle linee di governo e oggi siamo qua a raccontarvi che stiamo eseguendo quell'indirizzo programmatico. Siamo qua a dirvi che da subito ci siamo occupati del tema in modo organico, come dovrebbe fare un buon padre di famiglia, e quindi io ringrazio innanzitutto il sindaco Francesco De Pasquale, che ha dato l'indirizzo della squadra, perché si sta lavorando bene, si sta lavorando per avere un quadro conoscitivo completo di tutti gli immobili, indipendentemente di chi sia la competenza, sono 40 distretti a competenza comunale, 10 delle province, ma noi ci stiamo occupando di tutti gli immobili presenti nel territorio che stiamo amministrando, per programmare gli interventi e per quindi reperire le risorse per eseguire questi interventi programmati. E devo dire che su questi tre aspetti sono i tre aspetti di criticità che abbiamo trovato fino al 2015, quando siamo entrati in Consiglio regionale. Abbiamo posto all'attenzione del livello regionale il tema dell'edilizia scolastica con decine di interventi, circa 15 interventi molto importanti, numerosi interventi d'aula, decine e decine di sopralluoghi in tutta la regione toscana, dove abbiamo confermato il dato nazionale, circa l'80% delle scuole non ne hanno antisismi, per la metà hanno il certificato di prevenzione incendi. Devo dire che anche grazie a questa iniziativa la regione toscana ha, nel documento di programmazione finanziaria, ha inserito a bilancio 3.600.000 euro. Sono i soldi, sono briciole per la reale esigenza della nostra regione, si parla di cifre con qualche zero in più, avremmo necessità di circa 900 milioni di euro di interventi. Attualmente il governo ne ha stanziati solo 70, 55 per il 2016 e 15 per il 2017, quindi denunciamo anche quest'altro aspetto, mancano le risorse, manca l'attenzione a livello nazionale soprattutto, perché è da lì che poi a cascata arrivano le risorse per gestire questo problema, sulla vera priorità del nostro Paese, che è quella dell'edilizia scolastica. Sono stati fatti tanti annunci politici, ma nei fatti concretamente su 900 milioni di richieste di intervento a livello nazionale sono stati stanziati solo 70 milioni di euro. 900 solo per la Toscana? Solo per la Toscana. Ok. Faccio un ritiro veloce delle tre criticità. Il primo, dicevamo, manca il quadro conoscitivo. Abbiamo accertato che l'anagrafe dell'edilizia scolastica non è completa. Le schede di rilevamento realizzate nella conferenza Stato-Regione non sono puntuali. Questo aspetto l'avevamo sollevato nel 2016 e prontamente l'assessore si è incontrato con lo Stato per riformulare queste schede che sono di nuova elaborazione. Vi faccio un esempio, una scheda di rilevazione per elaborare questa anagrafe dell'edilizia scolastica, che è il passaggio centrale. Noi lo stiamo facendo a Carrara, ma sarebbe bene che si facesse a livello nazionale, quindi nelle regioni, per programmare gli interventi. Pensate che questa scheda, sono arrivate 2.663 schede in tutta la regione toscana. In questa scheda c'era una domanda generica, diceva più o meno così: se amministrazioni locali avete verificato la presenza o meno dell'amianto.
molte schede si limitavano a rispondere sì, l'abbiamo verificato, o no, non l'abbiamo nemmeno verificato, però non si sa se quelli che hanno verificato poi l'hanno trovato o niente. E questa è solo una delle criticità nella scheda di rilevamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, che anche grazie al nostro intervento regione si sta rielaborando a livello nazionale. Programma degli interventi, ci sono dei ritardi a livello regionale, perché il prossimo triennio degli interventi, il programma degli interventi dovrebbe partire dal 2018, ma ad oggi non è arrivato nessun atto in consiglio che parla della programmazione 18-19-20. Io sono abituato nel mondo dell'economia normale, del lavoro, di un padre di famiglia che se deve fare una programmazione di interventi 18-19-20, quantomeno l'anno prima dovrebbe essere chiaro qual è la programmazione del triennio che si dovrà affrontare. Ad oggi non c'è nessun atto sulla programmazione triennale 2018-2019-2020. E poi, come dicevo prima, c'è una grande carenza di risorse. Le risorse a livello nazionale non stanno arrivando. Noi ci siamo mossi anche con i nostri parlamentari per chiedere a livello nazionale stanziamenti di questa natura. Ad oggi il governo ha stanziato solo 15 milioni di euro per la regione Toscana. Per il 2017 siamo lontanissimi dalle reali esigenze dei nostri territori regionali, dei comuni di Carrara. Anche la regione, nelle sue poche risorse, comunque un piccolo sforzo l'ha fatto. Noi oggi vogliamo, come dire, gettare anche le basi per una reale collaborazione tra i vari livelli istituzionali, tant'è che apprezzando comunque, anche se sono briciole, questo stanziamento di 3.600.000 euro prevalentemente destinati alla legge 70 del 2005, con la quale diciamo, a livello di amministrazione locale sicuramente lo useremo, no, come canale di per le nostre richieste, e quindi anche lì ci aspettiamo una collaborazione con la regione. Ci stiamo anche muovendo con la regione stessa e la protezione civile regionale per accordando soluzioni di emergenza per il possibile arrivo di container di competenza di proprietà della regione Toscana, utili a ospitare eventuali classi di studenti che non potranno frequentare l'anno scolastico all'interno delle strutture che dovranno risultare a seguito di queste indagini non sicure. Questo perché lo anticipo questo tema, perché noi vogliamo, a differenza di tutti quelli che ci hanno governato oggi a tutti i livelli istituzionali, farci trovare pronti a qualsiasi evenienza. E quindi anche per questo motivo ci stiamo muovendo in collaborazione con la Protezione Civile Regionale e la Regione stessa per trovare risorse attraverso la legge 70 del 2005, ma anche per reperire i container nell'eventualità che ce ne fosse bisogno. 7.300.000 sono per Carrara? Sono per tutta la Regione Toscana. Giusto, apprezzo la domanda, perché mi dà l'idea di quanti risorse mancano. Cioè non arriva niente. A Carrara sono arrivati i fondi per la scuola di Fossone, quelli la regione ha dato, mi sembra 357.000 euro, sì, su 350 e qualcosa, 357. Però questi sono i fondi nazionali attraverso la regione Toscana. Invece la 70-2005 sono fondi regionali, direttamente gestiti dalla regione, assegnate a bilancio con 7.600.000 euro, che finanziano interventi urgenti e indifferibili. E quindi qua sarà per l'amministrazione locale, in base a quello che verrà fuori da questa indagine, a